guarda cosa ha fatto Alvarez. Come si fa? Ma il giocatore no, veramente, no, col suo piede ideale con la palla. E anche Mauro so che festeggia con noi. Ma stai scherzando? Allora, e anche un gol da grande attaccante, perché c'è calcio d'angolo, Rocchi è qui al primo palo, la palla, chi è che ha battuto il calcio d'angolo? Spiove quasi davanti a lui, lui in spaccata con la punta del piede, anticipa di persona dell'Atalanta e la palla si insacca. E questa sigla, prego ragazzi, musica! Fai qualcosa, no? Ha segnato Rocchi! Ha segnato allora, allora, 1-0, 2-0 il Napoli. Valenza, batti e ribatti, pareggio dell'Atalanta con Bonaventura. Due gol! Ricky! Neanche allora, farlo apposta, i due giocatori più dileggiati della serata. Allora, un Ricky, cross in area di rigore, sbaglia l'intervento Cambiasso in anticipo di testa, stop a seguire, bello, di Bonaventura esce disperatamente Andanovic, ma Bonaventura lo anticipa, gol dell'1-1. Praticamente il tempo di rimettere la palla al centro e succede un po' di tutto, cioè c'è un lancio qui per Rocchi che si scontra con un giocatore dell'Atalanta. Tutti e due terminano a terra, la palla si impenna, devo dire che l'Atalanta protesta per un presunto non so dirvi, fallo di Rocchi oppure no, adesso sono posizione per l'Atalanta, sta di fatto che il pallone si impenna, colpo di testa all'indietro verso il portiere che però esce ma capisce tutto, Polito. Esce ma capisce tutto, Alvarez la palla rimbalza lui di testa, anticipa Polito e la deposita in gol. Atenato e persino veloce, ancora Alvarez in area. Rocchi che segna, Alvarez doppietta, Londa Moletti, dai! Allora, ed è anche un gran bel gol, perché Alvarez praticamente riceve palla qui in area, ha solo un avversario dinanzi a sé, perché in area di gol sono dimarcati. Cosa fa Alvarez? Finta contro finta, finta contro finta, e poi si libera a partire una sotterra qui, al primo palo, Polito non ci arriva, ma bella l'azione, 1-2, 1-2, ubriaca l'avversario, tiro e la palla che si infila. Calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore, lo Juventino Maggiani l'ha dato, l'ha dato, l'ha segnalato. Era episodio, vediamo. Allora, vediamo, vediamo anche Samuel. Allora, vediamo perché c'è un gol di rigore dell'Inter. Salta di Vai, colpisce di testa. No, Dennis. Calcio di rigore per il Napoli. Calcio di rigore per il Napoli. Ma che cosa è questo rigore? Scusate, scusate, dov'è questo rigore? Il fallo è di Rocchi. Cosa ha fischiato sto arbitro? Non c'è nessun rigore. Allora, di sicuro non c'è fallo su Di Vaia. Forse il fallo di mano di Samuel. Fischia un fallo di mano, ma non si capisce se è. Esatto. Il nostro presidente è sbigottito. Siamo tutti sbigottiti. Allora, o è successo qualcosa che le telecamere fanno di mano? Un fallo di mano di Samuel. Ha chiesto un fallo di mano, ma io non l'ho visto. Ma dove io non l'ho visto. Allora, attenzione, intanto rigore. Dennis, l'ha presa Dennis, sul l'ha presa pallone di mano Dennis. Attenzione, Andanovic, un pararigori. Gol, 3-2. Si apre il nuovo partito. Francamente, allora, non vi ho fatto vedere la lavagna, perché cercavo di capire, di carpire dalle immagini esattamente cosa fosse capitato. Non si è capito bene. Parato rigore di Cavani, intanto. Allora, Londa Moretti, dai. Moratti in tribuna, così come noi qui in studio, non lo vediamo noi, non l'ha visto manco lui, scusa. Le immagini non lo fanno. Allora, incredibile, incredibile. Luminare,
metti il casco che anche stavolta ti serve. Dennis 3-3. Dennis, metti il casco. In classifica l'Inter torna a 51, cioè la partita che era morta e sepolta. Ma morta e sepolta, esatto, paterna, riaperta dalla terna, come dire, noi siamo sempre disponibili a correggere la nostra impressione se qualcuno ci mostra rigore che non abbiamo visto. Poi però l'Inter, come dire, ci mette il suo, pensate, la palla è qui, ci sono tre difensori dell'Inter che pasticciano, il pallone schizza dove c'è Dennis, Dennis controlla e fa partire un rasoterra molto forte che batte contro il terreno del pallone, si tuffa Handanovic, non ci arriva. Traversone, quello che hai gol, te l'avevo detto! Quanto gol, Dennis, te l'avevo detto, metti il casco! Ascoltami, ti avevo detto, metti il casco, me lo sentivo! 4-3, veramente è una squadra! Metti il casco, metti il casco, hai detto meglio prevenire! Meglio prevenire, mettitelo! Non ho parole, l'onda, l'onda Moretti, l'onda! Vai via, Con Policastro, con chi ce l'hai? Non riesce a dare un gioco a una squadra. No, perché l'Inter è l'unica squadra di Serie A che non gioca a calcio. Questo è un bombardamento. Non c'è un'organizzazione di gioco. Allora, vi faccio vedere il cross. Si fa bene in un picchiare d'acqua, Juan Jesus. Da Bonaventura, allora ve lo faccio vedere. Samuel anche lui l'ha perso. Allora, Juan Jesus e Bonaventura punta Juan Jesus. Doppio dribbling, lo salta, fa partire un cross, un rasoterra violentissimo all'indietro, dove arriva Dennis che di controbalzo colpisce al volo e mette il pallone in gol. Si porta a casa anche il pallone. Guarì intenta il solito dribbling senza motivo, naturalmente uno rimane per terra, l'Inter a un certo punto non ne può più e gioca. Poi ancora Guarì che va in mezzo. Errore incredibile di Ranocchia, sembrava che ma come ha fatto Ranocchia, peggio ancora di Alvarez, si dispera, non avevamo mai sbagliato protesti contro gli arbitri, Biasin, c'hai degli scarponi, certo che protesta contro gli arbitri, certo che protesta, ma come fa Ranocchia, ma non ci crederete mai cosa ha sbagliato Ranocchia, non è umanamente possibile sbagliare un gol così.